cerimonia di assegnazione del premio letterario Viva le Donne, seconda edizione. Ringrazio innanzitutto la dottoressa Maria Angela Bilotti, dirigente dell'Istituto Comprensivo, per l'impegno profuso e il sostegno dell'iniziativa. Ringrazio quei docenti che hanno esortato i ragazzi alla partecipazione e hanno sviluppato l'argomento, ampliando le tematiche inerenti nelle lezioni. Ringrazio ancora i componenti della giuria, la professoressa Elisabetta Fiocca, il professore Franco Frucci e il professore Pietro Monteleone per il lavoro svolto con molto impegno e professionalità. Ringrazio il parroco Don Franco De Cicco per l'adesione all'invito. Ringrazio tutti i partecipanti al premio e le loro famiglie. Questo evento è stato organizzato dalla sezione di Curinga Aconia della FIDAPA, che, è bene ricordare, significa Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. La FIDAPA, che è collegata a un organismo internazionale, ha lo scopo di favorire le donne nelle diverse attività lavorative, ma anche di essere solidali fra di loro e creare una rete di eventi culturali al fine di promuovere la consapevolezza delle capacità delle donne in tutti gli aspetti, dal familiare al sociale. La condizione delle donne nella famiglia e nella società, secondo la religione cristiana e islamica, è la tematica proposta quest'anno. Una tematica complessa, ma molto attuale, in considerazione dei cambiamenti in atto nella nostra società. Il nostro modo di vivere muta in continuazione, sia per l'effetto della globalizzazione che ci permette di essere più proiettati in mondi differenti dal nostro, sia perché la multirazzialità è ormai vicina a noi. Le donne sono sempre una parte essenziale dell'umanità, sono portatrici di vita e coloro che reggono il sistema famiglia, ma sono a volte sottovalutate. Spesso si cerca in tutti i modi di non far emergere il loro valore, il loro spirito. Bisogna lottare contro questi atteggiamenti negativi e contro i soprusi. Mi sono limitata a fare solo degli accenni di carattere generale sulla vita effettiva e sociale delle donne, in particolare sul tema del concorso, lezionerà più avanti il professore Monteleone. Concludo esprimendo un plauso a tutti voi per l'impegno, ringraziandovi ancora. Cedo la parola alla dottoressa Bilotti. Allora, grazie. La dottoressa Parisi ha ringraziato me, ma sono io a nome dell'istituzione scolastica che devo ringraziare lei e tutta l'associazione FIDAPA per questa opportunità. È un'opportunità proprio creata ad hoc per la nostra scuola, quindi è una cosa che veramente mi riempie di orgoglio e vi dico grazie a nome di tutta la scuola. Che dire, è stata una traccia questa di quest'anno molto impegnativa. Io pure quando l'ho visto ho detto voglio proprio vedere i nostri ragazzi che cosa, come rispondono a questo stimolo. E sono sicura, ovviamente io non ho letto nessun tema, anche perché dovevano essere tutti imbustati in modo, diciamo, anonimo, no? Voglio proprio vedere, sono curiosa di sapere come avete approfondito questo argomento. Poi una cosa molto positiva è il fatto che l'associazione FIDAPA dà un contributo in denaro, ma al di là del contributo in denaro, diciamo, è proprio la valenza, il valore educativo di questa iniziativa. E la condizione della donna tra religione cristiana, facendo un parallelo con la religione cristiana e la religione islamica, appunto è una tematica impegnativissima. Noi tutti sappiamo, l'ordine del giorno, un tema molto attuale, come ha detto la dottoressa Parisi, sentiamo parlare come la donna sia discriminata, diciamo, nei confronti dell'uomo per quanto riguarda la religione cristiana, sia per quanto riguarda l'istruzione, sia per quanto riguarda l'abbigliamento e nelle condizioni anche della famiglia. La cosiddetta Sharia, io diciamo non sono un'esperta, poi avremo i nostri relatori che sicuramente approfondiranno il problema, cioè quel complesso
di norme non solo religiose ma anche giuridiche e sociali investono proprio a 360 gradi in pratica questa, la questione femminile, con dei risvolti spesso non, diciamo, non positivi per la condizione della donna. E così troviamo degli stati, diciamo, delle popolazioni in cui questa sharia è interpretata, diciamo, in maniera estremizzata, e quindi abbiamo delle degenerazioni non positive, e invece altri stati in cui le donne riescono pure ad affermarsi e ad avere magari delle cariche ad alto livello, insomma abbiamo vari esempi. Comunque, che devo dire più? Devo dire che non vedo l'ora di sentire i vostri componimenti, oltre che le relazioni di professore Don Pietro Monteleone e di Don Franco, parroco di Aconia, vero? E saluto tutti quanti, saluto tutti gli insegnanti della giuria, la dottoressa Parisi, il professore Frucci, la professoressa Fiocca e il professore Pietro Monteleone, e invito a fare un applauso per, sia per l'iniziativa che per la giuria. Un applauso. Ora un saluto particolare alla mia collega, la professoressa dirigente Maiello, che chiamo qui per fare un saluto veloce, anche perché so che fra poco ha delle altre incombenze. Grazie, grazie. Solo un saluto al tavolo di presidenza, un saluto a tutti. Non vorrei essere qui stamattina, intanto perché mi fa piacere sempre vedervi, e poi perché mi fa piacere che vengano continuate queste belle tradizioni di collaborazione tra la scuola e le associazioni. Da Fidapina mi fa piacere che continui la collaborazione tra scuola e Fidato, ovviamente. E mi voglio congratulare con i ragazzi, con tutti, sia con quelli che saranno premiati, e sia con tutti i ragazzi che hanno comunque partecipato a questo concorso, a questa diciamo, opportunità che l'associazione vi ha dato, perché comunque, come è stato detto, è un modo di approcciarsi a un mondo in parte conosciuto e in parte nuovo. E questo mi auguro che vi abbia sollecitato nella ricerca e nella conoscenza, e quindi avete senz'altro avuto l'opportunità di ampliare, ecco, la conoscenza di un mondo, ripeto, che è vicino a noi, è molto vicino a noi, e quindi con l'auspicio che voi possiate avere acquisito anche una maggiore consapevolezza, una consapevolezza che nel tempo deve crescere, perché alla luce delle disuguaglianze di cui si parlava anche prima, e voi poi da cittadini dovete fare in modo che queste disuguaglianze vengano sempre più appianate, che si superano nel tempo, quindi che questo lavoro di oggi sia un seme che si sviluppi veramente domani, affinché voi contribuiate a creare una società più giusta. Mi voglio congratulare anche con i docenti, penso alle docenti al femminile, mi pare di capire, che comunque hanno guidato i ragazzi in questo percorso, che è comunque un percorso didattico interessante, e mi voglio congratulare con loro, perché non sempre tutti i docenti sono disponibili, ecco, e favorevoli a questo tipo di iniziative, come se fare ricerca, riflettere su alcuni temi, elaborare, ecco, quindi sviluppare il senso critico non sia il pane quotidiano della scuola. Quindi voglio dire, qualunque sia l'argomento, è comunque uno stimolo in più per lavorare e per crescere. Quindi grazie intanto anche alla Presidente e alla dirigente che cortesemente ha sollecitato la mia presenza, ma ci sarei venuta anche per il piacere comunque di vedervi, e congratulazioni ancora e in bocca al lupo. Grazie a voi. La parola ora al professore Pietro Monteleone. Grazie. Che porterebbe molto tempo, troppo tempo. Ecco, qualche riflessione. Ricordo innanzitutto che qui siamo per un concorso che è stato bandito da un'associazione di donne. Quindi è un'associazione che intende promuovere, come ricordava prima la Presidente,
e tutelare in qualche modo il ruolo della donna nella società o nelle diverse società in cui questa organizzazione internazionale è presente, è destinato a ragazzi di una scuola, quindi ha una doppia valenza. Da una parte quella di promuovere una riflessione, una maggiore conoscenza, una riflessione e quindi una consapevolezza delle condizioni delle donne in due contesti così radicalmente diversi, quale quello del mondo, diciamo, musulmano e quella occidentale, direi più che cristiana. Questa riflessione, questa maggiore conoscenza può servire, credo, il confronto tra queste due, a una migliore conoscenza della nostra realtà, perché confrontarsi con ciò che esiste al di fuori del nostro mondo significa comunque conoscere meglio il nostro mondo, cioè ci conosciamo sempre meglio quando ci confrontiamo con gli altri, più che quando guardiamo su noi stessi. Confesso che è un tema che io avrei avuto qualche difficoltà a svolgere per la sua complessità, perché quando parliamo di donne nel mondo musulmano parliamo con una realtà estremamente variegata, perché un conto è l'Algeria, un conto è la Tunisia. Qualche ragazzo, devo dire, che ha fatto, ragazzo o ragazza, non so, perché non conosciamo gli autori dei temi che abbiamo letto, ha fatto questa riflessione. Un conto sono paesi come l'Algeria o la Tunisia, un conto sono paesi come l'Afghanistan o come non so, l'Iran o l'Arabia Saudita. La condizione delle donne varia, il che sta in qualche modo, e come limito a queste rapide riflessioni, sta a indicare che la religione c'entra indubbiamente nel definire la situazione, la condizione delle donne, ma c'entra fino a un certo punto, cioè nel senso che molte volte questa situazione è collegata a fatti di cultura dei popoli più che della religione. Basta da questo fare un confronto col nostro mondo. Chi di voi per fare questo lavoro ha parlato con gli adulti, ha chiesto informazione ai più grandi, probabilmente sarà sentito rispondere che alcune cose, alcuni costumi, non è che siano così tanto lontani dal nostro mondo. Che le donne debbano stare col capo coperto, mi riferisco al velo, al burqa lì, la copertura totale, ma questo nel mondo cristiano, nel mondo cattolico, era normale fino a quando io ero ragazzo. Io mi ricordo quando le donne cominciarono a entrare, forse se lo ricorda pure padre Franco, no? Lui è troppo più giovane, a entrare a capo scoperto in chiesa, quando qualcuno cominciava, il parroco di allora faceva qualche intervento non propriamente calmo, no? Perché vedeva questo comportamento come una grave violazione, cioè una donna che entra in chiesa a capo scoperto, così come, non so, nel mondo ebraico l'uomo che entra a capo... Quindi ci sono, così come un abbigliamento particolarmente, come dire, che esclude dallo sguardo esterno il corpo della donna, era molto diffuso anche nel nostro mondo. Noi abbiamo vissuto una trasformazione rapidissima negli ultimi 30, 40, 50 anni. Io penso ogni tanto che se dovesse venire qui mia nonna, sarebbe scandalizzata nel vedere i costumi, i nostri costumi, cioè cose per le loro inimmaginabili, per quelle generazioni. Quindi credo che un merito vada riconosciuto a questo concorso, è quello di avere comunque portato dei ragazzi a
proprio perché per la voglia di partecipare, a informarsi, a sapere. Ecco, alcuni sono rimasti nella generalità delle riflessioni, alcuni invece hanno fatto riferimento proprio a queste differenze, non solo alle differenze che ci sono tra mondo musulmano, mondo cristiano, ma alle differenze che ci sono all'interno, soprattutto del mondo musulmano. Noi invece siamo più omologati, cioè nel mondo occidentale, infatti preferisco più questa espressione, dove convivono cristiani di diverse confessioni, persone che non si dichiarano più neanche religiose, con una uniformità di costumi. Cioè, se io vedo una donna europea, diciamo, in una città come Londra, come Parigi, come Roma, faccio fatica a capire a quale religione appartenga, perché i costumi, i comportamenti sono sostanzialmente identici. Poi ci sono altre cose ovviamente che li distinguono, ma non certamente nella esteriorità, mentre invece nel mondo islamico alcune cose continuano a esistere. Quindi diciamo che un primo merito è stato quello di avere spinto i ragazzi a informarsi, e informarsi significa cominciare, perlomeno, se non arrivare pienamente, ma cominciare a uscire dai pregiudizi, dagli stereotipi. La musulmana è così, il cristiano è così. Spesso si tratta di, come dire, di cose che si sentono e si ripetono senza averne piena consapevolezza. Naturalmente non è che si voglia sottovalutare le condizioni drammatiche in cui vive una donna. Penso all'Afghanistan. Proprio ieri sentivo una notizia di un reporter che è stato in Afghanistan, che raccontava che aveva visto che mettevano una donna nel portabagagli della macchina, e lui era rimasto così. La guida dice: ma di che ti meravigli? Qui è normale che il posto della donna è nel portabagagli, mica può stare sui sedili come gli altri. Insomma, questo lo raccontava un avvenimento che aveva vissuto lui personalmente. Quindi ci sono ovviamente delle situazioni particolarmente gravi, però ecco, bisogna abituarsi ad avere uno spirito critico, cioè a saper distinguere tra caso e caso, tra condizioni e condizioni, perché questo ci permette di conoscere meglio noi stessi. Noi abbiamo una storia, cioè le donne non sono sempre state nella condizione, nel nostro mondo, in cui sono oggi. No. Il modo con cui oggi, vediamo qui nella scuola nostra, ecco, si correggeva prima Natalia quando diceva le insegnanti. Ecco, nel mondo scolastico, se c'è una specie da proteggere, è quella degli maschi. Cioè, nel senso che è una realtà da cui le figure, no? Maschili stanno quasi completamente scomparendo, ma questo vale anche nel mondo della sanità e in tanti altri settori. Ormai c'è molto da fare, però indubbiamente, ecco, c'è una condizione di parità nella sostanza, credo. E allora l'altro elemento che volevo ricordare è questo, è che questo concorso, essendo destinato alla scuola, a ragazzi, ovviamente nessuno pretendeva chissà quali riflessioni, ma proprio stimolare la ricerca di informazioni e quindi promuovere in qualche modo la consapevolezza di un fenomeno in termini meno generici, meno condizionati da quello che si dice, dai giudizi, come dire, precostruiti, no? Per cui il musulmano è così, il cristiano è così, che sono sempre cose da evitare, perché il pregiudizio è sempre all'origine dello scontro di civiltà. Tenendo conto di queste cose, noi abbiamo guardato poi, stabilito, quando, prima di guardare i lavori, abbiamo stabilito dei criteri di valutazione, e credo che
più importante dare conto di questo, perché sappiate, diciamo, in modo, in base a che cosa un lavoro è stato preferito da altro, proprio tenendo conto di quelle che erano le finalità e gli obiettivi, cioè una migliore conoscenza del mondo femminile o di alcuni aspetti, un lavoro fatto da ragazzi, quindi con una valenza didattica. Tenendo conto di questo, noi abbiamo privilegiato naturalmente i lavori che denotavano la ricerca, rivelavano lo sforzo di acquisire nuove informazioni. Non è assolutamente da penalizzare il fatto che un ragazzo abbia letto qualcosa, abbia cercato su internet o altro, naturalmente tenendo conto che quando questo sforzo di ricerca diventa copiare integralmente, quello è un altro discorso, perché lì, cioè, abbiamo privilegiato la ricerca di informazioni quando questa è diventata sforzo più o meno diciamo apprezzabile, comunque sforzo di rielaborare personalmente. Ecco, è ovvio, anche io avrei cercato informazioni per fare un tema del genere, perché non è che conosca molto questo argomento. Però quando questo si è tramutato in una riorganizzazione, in un tentativo di presentare con un proprio linguaggio in modo autonomo queste informazioni, per noi questo è stato il primo dei criteri. No. Poi naturalmente, essendo insegnanti, non potevamo dimenticare, diciamo, una parte del nostro modo di essere che facciamo fatica a cancellare nonostante gli anni di pensionamento, e cioè che abbiamo valutato come queste cose, i pensieri e le riflessioni sono state presentate, se in modo più o meno organico e naturalmente in modo più o meno corretto. Dico per ultimo la correttezza formale, cioè un aspetto grammaticale, perché è ovvio che conta questo, no? In una scuola, però per me è più importante ancora il dire le cose in modo chiaro, il farle capire. Poi naturalmente, se sono chiaro, io ieri sera sentivo di un deputato che ha fatto un intervento dicendo che lui era in perfetta assonometria con quello che avevano detto gli altri prima di lui. Ecco, se... No, voleva dire che era in assonanza, no? In assonometria. Ecco, che a volte la ricerca del linguaggio difficile da elaborare, quando non è sostenuta da un minimo, da un decente livello di competenza linguistica, per carità, niente di che, da un buon livello di terza media, ecco, poi i risultati sono questi, insomma, sentire nel più alto livello che abbiamo in Italia, cioè il Parlamento della Repubblica, che è un esponente che dovrebbe scrivere le leggi, dica queste cose, cioè mostri tale livello di ignoranza, di incompetenza, quello è preoccupante. Quindi noi abbiamo fatto questi criteri. Naturalmente, lo ricordava la preside prima, quando noi abbiamo visto i lavori, ci siamo limitati a segnare un numero sulla busta, un numero su ogni compito, dopodiché noi abbiamo visto solo delle buste con dei numeri. Allo Stato, tranne la presidente della FIDAPA, noi non abbiamo la più pallida idea di chi abbia vinto questo. Noi sappiamo quali lavori, ma non abbiamo assolutamente idea di chi ha vinto, perché non lo sappiamo. Ok, spero di aver dato qualche informazione utile. La parola ora a Don Franco. Anzitutto ringrazio la dottoressa Parisi, la preside, la professoressa Bilotti. Questa mattina, trovandomi qua, mi sento un pochino a disagio, perché sono figlio di questa scuola e torno per essere dall'altro lato, no? L'ho inaugurata io, questa scuola, in terza media. Terza media l'ho fatta qua e quindi mi sento parte di voi. E ringrazio anche per l'iniziativa che si è fatta per questo tema anche attuale, no?
È vero, il professor Monteleone prima diceva basta guardare un pochino indietro nella nostra storia. Che cosa ricordo io? Ricordo che nelle borse di mia mamma, in ogni borsa c'era una veletta. Quindi quando andavano a messa si dovevano mettere questo copricapo. Poi guardando le foto della mia famiglia vedo sempre mia nonna con le mie zie che avevano una camicia bianca, la chiamavano, una sottoveste, no? Le mie zie e mia nonna erano proprio quelle più fedeli, no? Arrivavano fino alla caviglia queste camicie bianche. Per dire come erano coperte, al di là del copricapo e quant'altro, no? Che cosa significa questo? Che adesso siamo diversi di allora? Sicuramente c'è stato un cambiamento. Il cambiamento dal punto di vista religioso l'ha voluto il Concilio Vaticano II e poi le interpretazioni successive che si sono avute. Per voi che cosa voglio sviluppare? Anzitutto con l'aiuto vostro. Non voglio fare la differenza dalla donna cristiana e la donna nell'Islam, no? Questo la donna cristiana la vedete, siete voi le donne cristiane, no? Sapete come vi comportate. Certamente alcune volte si passa da un eccesso all'altro. Se le mie zie andavano con i coperte in chiesa, adesso si va del tutto scoperto e non va neanche questo, no? Lo vediamo ogni giorno. E dal punto di vista della concezione occidentale dei diritti universali dell'uomo come deliberati dall'ONU, non trova nella legislazione dei paesi musulmani non trova un riscontro. Voi avete presente, avete fatto delle ricerche, la donna come viene concepita dall'Islam? Avete fatto questa ricerca per poter affrontare il tema? Dite, parlate. C'è una disparità nella possibilità di contrarre matrimonio, per esempio. Avete approfondito questo campo? Perché un uomo nell'Islam può sposare fino a 4 donne. Una donna, invece, un solo uomo. Lo sapevate questo? Sì o no? No. Voi siete i protagonisti di questo concorso. Poi, la facoltà di ripudiare un uomo o una donna, chi ce l'ha? L'uomo, va bene? L'uomo può ripudiare la donna. Basta che ha due testimoni maschi, capaci di intendere di volere, davanti, e dice per 3 volte ripudiata, ripudiata, ripudiata. E questa donna va a casa. Poi se un giorno dovesse ripensarci sulla cosa, che cosa succede? Può riprendere la donna, la moglie legittima di prima, ma in che modo? Prima deve essere sposa di un altro uomo, il quale deve ripudiare. E poi se la può sposare. Capite che differenza c'è tra la donna cristiana e la donna musulmana? L'affidamento della prole in caso di divorzio, a chi va secondo voi? All'uomo. È vero che la donna può, come dire, gestire i figli, custodire i figli fino a 7 anni, no? Però la tutela è sempre dell'uomo. La questione dell'eredità, l'avete affrontata questa? No. L'eredità, siccome una società maschilista, che cosa fa? Se un padre ha 2 figli, una donna e un uomo, no, non divide a metà l'eredità, ma va la metà di quello che spetta all'uomo va alla donna. Quindi una piccola parte, il 25%, va bene? Poi, un'altra differenza a livello giuridico, la testimonianza. La testimonianza che fa un uomo è vera. La testimonianza che fa una donna non è vera, perché la donna ha un deficit, non ha intelligenza, secondo loro, capite? Quindi non può essere testimone.
Bisogna però interpretare, non possiamo allargare il discorso. Poi il Corano prevede esplicitamente che le mogli non obbedienti vadano picchiate. Lo sapevate questo? I mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, dice la lettera agli Efesini. Per noi è questo vale. Amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Dunque, il cristiano che picchia la moglie è un cattivo cristiano, mentre un musulmano che picchia la moglie è un buon musulmano. Sapete perché? Perché così applica il Corano. Allah ha onorato le donne istituendo la punizione delle bastonate, che però vanno date secondo regole precise, senza lasciare segni visibili e solo per una buona causa. Però la causa è stabilita dall'uomo. Ci troviamo davanti a una disparità. Adesso voglio finire e volevo dirvi, avevo visto un'intervista, grazie anche a Don Pino che mi ha dato alcuni punti, sul femminismo islamico, no? Che mi sembra un pochino interessante, volevo approfondire con voi. È tratto da una ricerca un'intervista a Renata Pepicelli dell'Università di Bologna, che da anni si occupa del mondo islamico. La domanda è fatta alla professoressa, dice: professoressa, quali sono le richieste più urgenti del femminismo islamico? Il femminismo islamico propone nuove interpretazioni dei testi sacri che facciano emergere una lettura del Corano attenta alle donne e al ruolo effettivamente attribuito loro nella società e nella famiglia. Qual è al momento la situazione del movimento femminista nei diversi stati? Sono concordi tra di loro? I movimenti che fanno riferimento al femminismo islamico hanno delle rivendicazioni locali legate ai contesti storici nazionali in cui operano, ma iscrivono le loro battaglie all'interno di un quadro globale della lotta. L'altra domanda: dobbiamo ritenere superate certe rappresentazioni islamofobiche delle donne musulmane prigioniere del patriarcato islamico? Le mie ricerche mi portano a dire che sempre più donne oggi non si sentono vittime dell'Islam, ma di un patriarcato che ha connotazioni sociali, storiche e nazionali legate alle realtà in cui vivono. Quindi non dice la dottoressa che l'Islam è negativo, ma è l'interpretazione dell'Islam che tante volte può diventare negativa. Le leggi del Corano sono applicate in modo giusto nei confronti delle donne o si tratta di un'interpretazione adattamenti che meglio servono alla causa maschilista? Secondo le femministe islamiche, una serie di interpretazioni erronee del Corano ha prodotto i codici di legge che in molti paesi musulmani rendono le donne cittadine di serie B. Non è assolutamente il Corano che impone l'inferiorità femminile, sono stati gli uomini a imporre la sottomissione femminile. Capite? Poi, un'ultima domanda e finiamo, così non vi stanco troppo. In che cosa si differenzia il femminismo islamico da quello occidentale? Perché c'è pure un femminismo occidentale, no? Il femminismo islamico agisce all'interno di una cornice religiosa, una cornice rifiutata da una grande parte del femminismo occidentale, che non vede nelle religioni un possibile orizzonte liberatorio. È importante questo. Sebbene anche in Occidente, sia in ambiente cristiano sia ebraico, non manchino esempi di rivendicazioni femministe su base teologica. Per molte femministe occidentali, religioni sono intrinsecamente patriarcali e vanno perciò rifiutate. Diversamente la pensano le femministe islamiche,
che contestano non solo questo assunto, ma anche, ad esempio, l'idea che la liberazione delle donne debba passare necessariamente per l'adozione di determinati codici di abbigliamento. Un esempio, gli hanno chiesto la dottoressa risponde in questo modo: molte femministe islamiche rifiutano assolutamente l'idea occidentale che il velo sia un'oppressione perpetua degli uomini. Secondo loro, il velo non è un simbolo di oppressione o di sottomissione, ma una libera scelta delle donne. Capite? Ma questo, se noi lo domandavamo a una nostra nonna che si vestiva in quel modo, lei si vestiva in quel modo per libera scelta ed era onorata di vestirsi in quel modo. E se le chiedevano di cambiare la veste in una veste moderna, non riusciva. Quindi si tratta un pochino di mentalità, di cultura, ma soprattutto quando troviamo, come diceva il professor Monteleone, quando troviamo uno che è diverso da noi, ci aiuta ad aprire l'orizzonte della nostra conoscenza, a non trattarlo in maniera diversa, ma approfondire quelli che sono i suoi valori per poter creare dialogo. E questo è il mio augurio, che un giorno sappiate confrontarvi anche con le realtà diverse che ormai ci circondano. Grazie. Ringraziamo il sacerdote Don Franco e passiamo alle attese premiazioni. Iniziamo con gli attestati di partecipazione. Simone Frigia. Prego. Devi firmare? Ecco. No. Gli attestati, questi sono gli attestati. Questi sono gli attestati. Gli attestati. Come prendete gli attestati, firmate sul registro. Abbiamo Gabriele Currado. Martin Pacileo. Prego. Veronica Frucci. Ah sì, girate che vi fa la foto, giratevi. Giuseppe D'Amico. Vabbè, mettiamo. Ilaria Cervello. Girati per la foto. Martina Cannella. Prego, prendila. Girati. E sono un po' veloce perché so per i tempi di Aconia che deve andare via. Chiara Sonetto. Maria De Pace. Grazie a Maria Azzurro.
la girati. Beatrice Maiello. Tommaso Rondinelli. Grazia Caterina Russo. Vittoria Carol Paonessa. Palma Sgro. Antonio Trino. E Serena, devi firmare. Vieni a firmare. Elisabetta Piro. Elia Giovanni Mazza. La diaconia. Chiara Paonessa. Maria Tondo. Vieni, caro. Passiamo ora ai vincitori e alla lettura dei loro temi. In silenzio però, eh? Allora. Silenzio. Terzo posto, Caterina Grazia Dattilo. Leggere il tema. Silenzio.
Ragazzi, è il momento più importante, emozionante, quindi dobbiamo assolutamente ascoltare questi elaborati. Non stiamo aspettando altro, scusate. Silenzio assoluto. Poi così bello vederle emozionarsi. In tempi meno recenti, la donna non era considerata adatta alla guerra né ai lavori pesanti, perché vista solamente come madre e custode della famiglia. Aveva ruoli sociali diversi da quelli degli uomini, questo praticamente in ogni parte del mondo. Però la condizione delle donne nel mondo cristiano è diversa rispetto a quella delle altre donne nel mondo islamico. Nel mondo cristiano la figura femminile è stata sempre considerata pari a quella maschile. Tutto questo nonostante pensieri misogino dei vari padri della Chiesa e teologi medievali. La figura fondamentale del nostro credo religioso, Maria Vergine. La persona più santa di ogni altra, la sola persona senza peccato e dunque da donna non uomo. Il ruolo della donna nella società di oggi è molto importante, da equilibrio al matrimonio, alla famiglia, è dunque determinante per una società più giusta e più umana. Infatti la donna praticamente tenta di recuperare un ruolo più attivo e dignitoso della nostra società, scontrandosi sempre con la durezza del mondo e con la cultura maschile dominante. Solo nel secolo scorso, in un determinato ambito geografico, come quello europeo di cultura e tradizione cristiana, la donna ha assunto un ruolo sociale diverso da quello del passato. Oggi, infatti, svolge professioni che un tempo erano esclusivamente maschili. Ha conquistato il voto come persona attiva alla politica del suo paese. Mentre nella religione cristiana viene elevata la figura della donna, nell'Islam la condizione femminile è poco invidiabile. Basti pensare all'infanticidio delle neonate, all'ipoligamia. Le poche donne che riescono a divorziare devono osservare un periodo di attesa prima di trovare un nuovo marito. I paesi musulmani concedono alla donna vari gradi di diritto riguardo ai matrimoni, divorzi e diritti civili, obbligamente istruzione in base alle diverse interpretazioni della dottrina islamica. I matrimoni sono combinati, non prevedono il consenso della donna. Durante la cerimonia le donne coprono il viso con un velo, il loro viso può essere visto solo dal marito, però se non gli piace lei viene rimandata a casa e quindi ripudiata con la sua dote. Tante sono le discriminazioni, o almeno così ci appaiono, che vivono le donne. Non possono sedere a tavola, vivono nella povertà più cupa, perché quando c'è poco da mangiare, prima mangiano gli uomini e solo successivamente le donne. Non possono uscire da sole in alcuni paesi, non possono guidare. Nella famiglia c'è il predominio e la pressione sulla femminilità, perché secondo loro Allah dà gloria all'uomo. Le bambine, nella religione islamica, fin dalla nascita, subiscono la violazione dei loro diritti. Vengono tolte dalla scuola, date spose sin da bambine, sono malnutrite, eppure, se venissero istruite, sarebbero in grado di migliorare la qualità della loro vita, della loro famiglia e di conseguenza della loro società. Solo l'istruzione e la partecipazione attiva alla vita della società, oltre a maggiore educazione e rispetto anche al mondo maschile, possono migliorare la condizione della vita, sia della donna del mondo cattolico che in quello islamico. La sigla. Brava. Brava. Secondo classificato. Alessandra Panzarella. Brava.
silenzio. Nella seconda metà del secolo scorso è avvenuto un mutamento non soltanto dei costumi, ma anche dell'immagine che le donne hanno di se stesse. La donna, nella società e nella famiglia, è in crescente trasformazione, come effetto del continuo cambiamento che attraversa la società globale. Il lavoro extradomestico e l'istruzione sono oggi strumenti per la sua emancipazione. Con l'avanzare della società, la donna acquisiva maggiore libertà e importanza. Nel XIX secolo sono le donne stesse a richiedere l'uguaglianza e il riconoscimento per il diritto al voto, per tentare di avere gli stessi diritti riconosciuti dall'uomo. Nonostante le conquiste ottenute, oggi è considerata inferiore in tutti i campi. Si pensa alle cariche pubbliche che fino a poco tempo fa erano ricoperte da soli uomini. Fin dall'antichità l'umanità si trascina il fardello di una visione maschilista nella società. In quasi tutte le antiche culture la prospettiva patriarcale prevedeva su quella matriarcale. Era l'uomo e non la donna a tentare le redini del potere politico, nell'arte e nella cultura. Nella religione cristiana le donne erano intese solamente con il ruolo di madre e moglie. Anche questi due ruoli non erano visti come li intendiamo oggi. La madre era ridotta quasi solo alla funzione procreativa, con poca influenza su quella educativa. Quella che appare oggi come un atteggiamento maschilista allora non esisteva. Quella che oggi appare un'ingiustizia allora sembrava naturale che le cose andassero così. Nella Bibbia emergono tuttavia figure delle donne che sono più che madre e moglie, che dimostrano le capacità per essere maestre di saggezza, profetesse ed eroine. Per fare un esempio, Sara, la moglie di Abramo, ebbe un ruolo tutt'altro che secondario nelle vicende di questo patriarca. Oggi, nei paesi occidentali più sviluppati, la situazione della donna è migliore. Comunque, questa nella maggior parte dei casi è costretta, oltre che a lavorare, a dedicarsi alla casa e ai figli. Le professioni che spesso scelgono sono insegnante, impiegata, commerciante, operaia, perché lasciano libera parte della giornata da dedicare alla famiglia. Gli uomini invece occupano cariche dirigenziali, fanno politica e altre professioni che permettono forti guadagni e perciò hanno tutto il tempo da dedicare all'attività lavorativa. Diversa invece la condizione delle donne oggi nel sud del mondo. Qui, infatti, malgrado qualche piccolo progresso, le donne vengono sottomesse, sfruttate e non godono di nessun diritto. Devono affrontare problemi dovuti sia alle condizioni generali di vita del loro paese che alla povertà e all'analfabetismo, che costituiscono un ostacolo al progresso della società. Nella religione islamica la situazione della donna è abbastanza diversificata. Ci sono paesi come la Tunisia e il Marocco che hanno una legislazione più avanzata dal punto di vista dei diritti delle donne. Sono consentite tutte le professioni che non portano ad infrangere i divieti religiosi particolari. Medico, infermiera, insegnante, eccetera. In altri invece i divieti si sono addirittura inaspriti. Le donne islamiche sono state via via sempre più sottomesse dall'uomo. Non possono essere visitate da un medico maschio, non hanno accesso all'istruzione, possono uscire molto di rado, in casa possono entrare solo gli uomini più intimi della famiglia e devono comparire in pubblico coperti da un velo, chiamato burqa. Ben più grave diventa però la situazione quando non è la religione ad imporlo, ma una vera e propria mentalità di sfruttamento della donna da parte dell'uomo. L'evoluzione del ruolo della donna, con molti alti e bassi, ha raggiunto notevoli livelli e oggi, pur non potendosi considerare conclusa, può ritenersi a tratti soddisfacente. La donna, oggi, in quasi tutto il mondo, ha le stesse opportunità degli uomini, libera di scegliere, di lavorare, di votare, di studiare, ha raggiunto importanti conquiste sociali e nella sfera privata. Eppure continua ad essere svantaggiata e resta ancora molto da fare in termini di opportunità, retribuzione e istruzione e di carriera. Mi piace concludere queste mie riflessioni con le parole di una grande donna del secolo scorso, Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina. Se istruisci un bambino avrai un uomo istruito, se istruisci una bambina avrai una donna, una famiglia e una società istruita. Richiamo il terzo classificato. Chi era? Caterina, forza.
il premio. Mancava qualcosa, scusa. Passiamo al primo classificato, Giuseppe De Vito. La condizione della donna, sia nel mondo religioso cristiano, fino a qualche decennio fa, per alcuni aspetti, che in quello islamico, è stata caratterizzata da una situazione di inferiorità, sia sul piano sociale che giuridico e politico. La donna era vista come cosa, oggetto in mano all'autorità paterna prima e coniugale dopo, legata esclusivamente alla procreazione, quindi capace di prolungare nei secoli la stirpe. Questo atteggiamento misogino affonda le proprie radici nel mondo classico, quando nella società patriarcale la donna era considerata una cosa in mano ad una società maschilista. Oggi quotidianamente viene presa a cuore la famosa condizione della donna del mondo islamico, dimenticando che l'emancipazione nel mondo occidentale è cosa recente, considerando che in Italia le donne hanno ottenuto il diritto di voto solo nel 1946. E tuttora la donna nel mondo privato del lavoro non gode di pieni diritti. Ovviamente non si può non riconoscere un ottimo miglioramento sociale rispetto al mondo islamico, che con difficoltà impedisce alle donne di vivere liberamente la loro vita. Ma la cosa che più preoccupa è il silenzio del mondo femminile islamico, che eccetto una tantum non si oppone alla sottomissione e con tacito consenso segue le imposizioni maschili, ancor prima religiose, al punto che, come qualche sera fa hanno mostrato in un programma, in televisione, le donne islamiche in Italia non imparano la lingua, nonostante molte famiglie si trasferiscono in Italia in maniera quasi definitiva. Ed oltre ad essere una scelta ed imposizione familiare, è questo un totale disinteresse femminile per l'integrazione ed un'assenza di coraggio all'opposizione. Il mondo occidentale cristianizzato non è stato sempre pacifico verso le donne. Basta pensare al Medioevo, quando le donne venivano perseguitate e bruciate al rogo come streghe. Dobbiamo pertanto al coraggio e alla forza di molte donne che hanno lottato in vari campi ed hanno cambiato per sempre la storia, da Giovanna d'Arco alle suffragette guidate da Emmelina Pankhurst all'acquisizione dei diritti umani. È infatti nel Novecento che la donna in Occidente arriva ad avere parità con l'uomo e ad una dignità sociopolitica. Non bisogna dimenticare che le donne rappresentano la metà della società umana, che occupano un ruolo molto importante nello sviluppo e nell'evoluzione della società. Costituiscono un fattore determinante e un perno senza cui la vita sarebbe pressoché impossibile. Nel mondo musulmano attualmente la condizione è certamente più critica e le tendenze religiose hanno avuto un peso non indifferente nel ruolo femminile, che varia tuttavia da paese a paese. I paesi a maggioranza musulmana concedono alla donna vari gradi di diritto riguardo al matrimonio, divorzio, diritti civili, abbigliamento ed istruzione. Negli stati più tradizionalisti, dove le norme del Corano sono interpretate ed applicate in maniera più rigida e rigorosa, le donne non vivono
una situazione equalitaria in termini di libertà e sono considerate ad un livello inferiore rispetto all'uomo. Le donne infatti non possono sedersi a tavola con l'uomo, neanche uscire a lungo, nemmeno al calare della notte, ed indossano un velo per coprirsi il viso. Ma non bisogna però dimenticare che l'uso del velo è stato proprio anche del mondo cristiano. Infatti fino alla metà del Novecento le donne erano tenute a coprirsi la testa soprattutto nelle chiese. L'Islam comunque autorizza le donne a rivestire funzioni sociali, ma ritiene che il suo compito o ruolo essenziale sia di curare a casa i figli e mantenere l'unità familiare. La donna però può avere proprietà, stipulare contratti, una volta sposata rimane proprietaria dei suoi beni e ne dispone come meglio crede, avendo anche la dote che le viene data dal marito al momento del matrimonio. Sul piano spirituale è uguale in tutto e per tutto all'uomo. Da qualche decennio però coraggiose donne, ma forse ancora poche, hanno dato uno scossone alla concezione femminile musulmana. Infatti la lotta per i diritti delle donne non si ha solo nei paesi più sviluppati, ma anche nei paesi dove la donna non gode dei diritti fondamentali. Recentemente, simbolo della donna che combatte contro una società maschilista che oltraggia la sua emancipazione, è rappresentata da Malala, la ragazza che è diventata famosa per avere difeso il diritto allo studio delle donne in Pakistan. Malala con il suo attivismo è diventata una figura scomoda per i talebani, che volevano ucciderla. Ma come prima di lei, la prima donna ad ottenere questo riconoscimento è stata Shirin Ebadi, avvocatessa, premio Nobel per la pace nel 2003, che ha difeso i diritti umani a favore della democrazia. La forza di queste donne non è purtroppo ancora abbastanza forte per scardinare la mentalità maschilista, ma io sono dell'opinione che un giorno il mondo islamico cambierà atteggiamento con le donne e quel giorno il volto dell'intera terra cambierà. Non si combatteranno più guerre, le donne non saranno più vittime di violenza, perché tramite razioni a catena l'uomo non sarà più estraneo a ciò che è umano e farà proprie le gioie e i dolori di tutta la società. E la donna cristiana e musulmana che sia sarà considerata come una figura completa, protagonista indiscussa dell'umanità, specchio del passato e proiezione nel futuro. Allora, saluto e ringrazio tutti i partecipanti. È stato un bel lavoro, vi ringrazio per l'impegno e felicitazioni ai vincitori. Passo la parola alla preside. Io mi devo ripetere, nel senso che volevo fare anche io i complimenti a tutti quanti i partecipanti. 26 sono stati, 24 partecipanti, quindi vi invito a fare un ulteriore applauso per i partecipanti, tutti quanti, e per le insegnanti che li hanno seguiti in questo percorso. E ovviamente complimenti ai primi tre classificati. E vi lascio con l'augurio, calmatevi un attimo che abbiamo finito, vi lascio con... accogliendo, facendo anche mio l'augurio di Giuseppe De Vito, il primo classificato. Avete visto cosa ha scritto alla fine? Si spera in un mondo migliore, un mondo di pace. Buone vacanze, non per quelli di terza, perché quelli di terza devono fare gli esami. Saluto tutti, grazie veramente per questa opportunità. No, è un piacere.